Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 4 settembre, ricordiamo Santa Rosa da Viterbo. Ascoltiamo. Rosa nasce a Viterbo nell'anno 1233. I genitori hanno umili origini ed educano la bambina nell'amore e nel rispetto di Dio, seguendo gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. A 16-17 anni, pur essendo gravemente malata, viene ammessa fra le terziarie di San Francesco. Guarita, professa apertamente la pace. In quel periodo, infatti, Viterbo è coinvolta in una crisi fra la Santa Sede e l'imperatore Federico II, girando per le strade della città con il crocifisso e con altri segni di pietà, esortando tutti all'amore per Gesù e Maria, alla fedeltà verso la Chiesa. Rosa quindi viene bandita da Viterbo con tutta la sua famiglia. Muore nel 1251 all'età di 18 anni, poco dopo il suo rientro in città. Viene sepolta nella nuda terra del cimitero della sua parrocchia di Santa Maria in Poggio. Da quel giorno sono stati molti e continui i miracoli ottenuti dai fedeli che si sono recati sulla sua tomba per pregare. O uomini, fate penitenza, ritornate a Dio. Questa era la frase che Rosa da Viterbo da piccolissima andava dicendo per le strade di tutta la sua città per convertire e riportare le persone a Dio. Certo, era creduta pazza, come saremmo creduti pazzi noi se facessimo lo stesso per le strade. Eppure questo non l'ha fermata, questo non le ha impedito di dare la sua testimonianza. Muore giovane, a soli 18 anni, aveva una malattia importante, le mancava quest'osso che sta qui al centro del petto, lo sterno, un osso importante perché sostiene la cassa toracica che protegge il cuore. E ci sono poche speranze di arrivare anche a quell'età con questa malattia, ma lei ce l'ha fatta. E proprio questa malattia le ha chiuso le porte del monastero delle Clarisse, che per ben 3 volte le rifiuta la domanda d'ingresso appunto per questa malattia. A 18 anni lei va in cielo, completando la sua vita in stato di santità. Oggi si festeggiano i 18 anni dei ragazzi, dei giovani, come se quella dovesse essere la data dell'inizio della loro vita, la maturità acquisita. Invece pensiamo a questa ragazzina che a 18 anni aveva già superato e completato ogni maturità possibile. Questo ci deve un po' provocare, deve provocare soprattutto anche noi adulti quando comunichiamo l'idea ai giovani che finché non hanno 18 anni, insomma, non hanno maturità o non abbiano già dovuto compiere delle scelte molto importanti. Invece no. Allora preghiamo la piccola Rosa da Viterbo affinché i più piccoli possano far splendere la loro maturità il prima possibile e possano essere ascoltati e non presi per pazzi. Santa Rosa, prega per noi.